Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo primer della Essence. Questo è il You Better Work Gym Proof Primer. Dice di essere con protezione 20, Instant Blue Wrap, quindi perfetto per le foto. Soprattutto dovrebbe resistere al sudore. Stavo leggendo, la confezione è un 30 ml e costa 4,49 euro. Allora, la confezione, io come sempre quando vi mostro questi prodotti l'ho completamente finita e si vede, ma comunque sia c'è lo swatch. Allora, cosa dirvi di questo prodotto? Intanto che dovrebbe essere un po' una copia di quello della Pupa, quindi quello adatto alla palestra o allo sport. Diciamo che non ce la fa. Non ce la fa perché dovrebbe essere resistente al sudore, perfetto per l'estate perché ha anche la protezione, quindi perfetto come primer per far durare il trucco. Peccato che, anche se applico poco prodotto, tende a farmi lucidare molto velocemente la zona T, visto che io comunque ho la pelle mista. E tentato anche in estate, non ce la fa, non riesce assolutamente a fare il suo lavoro. Ho provato anche a usarlo da solo e dovrebbe fare questo Instant Blur Effect, quindi andare a uniformare l'incarnato, qui fa vedere il simbolino delle foto. No. Metterlo o non metterlo è esattamente la stessa cosa, quindi l'incarnato è sempre uguale e non ho trovato nessun tipo di riscontro positivo perché tende a farmi lucidare la zona T. È vero, ha un fattore di protezione che quindi potrebbe andare bene come primer con fattore di protezione, però ce ne sono altri in commercio. È vero anche che il prezzo è basso, però non mi piace. Sicuramente, dato che non mi ha resistito in estate, non mi resiste neanche in palestra, come dicono loro, perché suderei molto di più. E quindi no. Però sono curiosa di sapere se per caso voi avete provato questo prodotto e come vi siete trovate, perché ho visto recensioni super positive e super negative. Quindi deve esserci una via di mezzo, non lo so, fatemi sapere voi. Come sempre, scusate, il prodotto è questo qui, non so se riesco a farvelo vedere. Eccolo, ho dimenticato di Allora. dirvi, ma non è un problema perché risolviamo subito, che questo tipo di prodotto comunque sia, anche se ha un fattore di protezione, a differenza di altri che ho provato, anche creme viso, non mi irrita la pelle e non tende a farmi uscire punti neri o imperfezioni, quindi da questo lato positivo, ma è l'unico lato positivo che posso riscontrare, perché come primer proprio non va, come crema. Per il viso con fattore di protezione in estate, ok, però se poi non andiamo a truccarci perché tende comunque, come ho detto, ad far Allora, lucidare come velocemente. sempre. Se vi è piaciuto il video e vi sono stata utile, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto, così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!